con auspici di bene, di gioia, ma anche noi saremo chiamati ad affrontare talvolta i problemi inaspettati. E come non pensare ancora a questo tempo travagliato della pandemia, ai conflitti che ancora vi sono nel mondo, alle zone dove non c'è pace, ai tanti profughi che ancora aspettano accoglienza nei campi. Costruire relazioni, tessere fili di comunione, metterci tutti nella gioiosa intercessione di Maria, certi che il Signore sa trasformare anche le prove, le croci, in occasioni di resurrezione. Questa è la nostra certezza, iniziando un nuovo anno. L'assemblea si alza in piedi per proclamare la sua fede. Si sofferma in questa parte centrale, in questo tempo di Natale, incarnato per opera dello Spirito Santo, si è fatto uomo dal seno della Vergine Maria. È lo stupore che ci coglie nel mistero della grandezza di Dio che si incarna nel grembo di una donna. Scriptura, e nascere di gente.
Fratelli carissimi, nello scorrere del tempo e della storia presentiamo a Dio le necessità della Chiesa e di tutta l'umanità e confidiamo nel suo amore di Padre. Dominum de precemur. Pro Ecclesia Santa Dei. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio. May the Father of Grace, il Padre della Grazia, nutra sempre la Chiesa con i sacramenti, la renda madre feconda di numerosi figli e la liberi dagli attacchi del maligno. From the assaults of the evil one. Dominum de precemur. Oremus pro publicis moderatoribus. Preghiamo per i governanti. E buona historia. Il Signore della storia faccia risplendere davanti ai governanti la verità, li renda coraggiosi nella ricerca della pace e li sostenga nella lotta contro la cupidigia e l'egoismo. Oremus pro omnibus parentibus. Preghiamo per tutti i genitori. Il Padre di Gesù doni alle mamme la docile obbedienza di Maria Vergine, ai papà la dolce fortezza di San Giuseppe e a tutti i genitori la gioia di crescere i figli nella santità. Pro personis consecratis. Preghiamo per le persone consacrate. Il Santo Onnipotente plasmi le vite dei consacrati con la forza dello Spirito Santo, doni loro uno sguardo contemplativo e li orienti alla carità autentica. Oremus pro minibus ex solitudine et angoribus laborantibus. Preghiamo per le persone sole e angosciate. Il Padre di ogni consolazione doni alle persone sole e afflitte la gioia di conoscere Gesù, di sperimentare la sua dolce compagnia e di aprirsi alla perfetta comunione d'amore. Divina maternità di Maria, hai donato al mondo la vita nuova, rendici i tuoi veri figli e dona a noi tutti di crescere nella somiglianza a Gesù e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora ha inizio la liturgia eucaristica. Viene preparato l'altare per la celebrazione.
mistero e ammirabile sacramento, che hai permesso agli esseri viventi di vedere il Signore nato che giace nella mangiatoia. O Vergine beata, il cui grembo meritò di portare il Signore Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Queste le parole con cui la Schola Cantorum, la Cappella Sistina, accompagna questo momento offertoriale. Nell'Eucaristia tutti noi possiamo trovare la forza per sostenere, come ha detto Papa Francesco, l'urto della fede tra la gioia e i dolori. Sull'altare deponiamo anche le speranze per questo nuovo anno appena cominciato, gli auspici di bene, di pace, di riconciliazione, essendo capaci anche noi, come Maria, di custodire e di meditare, di essere cattolici, di unire gioie e dolori senza mai separare. Ecco il Signore che tra poco si farà presente in mezzo a noi con l'Eucaristia. Ci doni la grazia di poterlo mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. Grazie, frate, ut meum in avesso sacrificio, accettabile fiat a potere un padre onnipotente. Deus, qui vuole conta incoas benignus et perficis, da nobis, de solemnitate sante dei genitis letantibus, sic ut initiis tue gratiae gloriamur, ita de perfectione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Domine vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Adeus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Divinum et justum est. Meridinum et justum est, ecum est salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, et in maternitate Beate Mariae semper Virginis collaudare, benedicere e predicare. Quae et unigenitum tuum, Sancti Spiritus, obrubatione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen eternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli,
adoran dominaciones, tremo potestates, celi celorunque virtutes, agiate serafin, socia exultatione concelebran. Con quibus nostra voces, ut admite iudes de precamo, supplice confessione dicentes. Concepito il tuo unico figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale, è radiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Così il prefazio ci invitava alla preghiera, prima dell'acclamazione al santo. Per mezzo di lui, gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. E a questa immensa schiera ci uniamo anche noi per lodare e ringraziare il Signore per tutti i suoi doni. Deicitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, un Figlio tuo, un Domino nostro, supplice rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec mulera, ec santa sacrificia illibata. In primis quotibio offerimus per Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare e reggere ignieris, toto orbe terrarum. Una con me indigna famulo tuo, quam in Ecclesia tua prese voluisti, et omnibus orthodoxis, ad cattoliche, et apostolica fidei quotoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio. Pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se suisque omnibus pro redemptione animarum suarum pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique redunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes, quo beate Mariae intermerata virginitatis, huic mundo edidit salvatorem. Sed et memoriam venerantes, in primis eiustem gloriosae sempre Virginis Mariae, genetricis eiustem Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiustem Virginis Sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Iacobi, Ioannis, Tomei, Iacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Paolo, Cosma et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectiones tue muniamur auxilio. Ancisitur oblationem servitutis nostre, sed conte familiae tue, quesum Domine, o placatus accipias. Diesque nostros, in tua pace disponas, aqua paterna damnatione nos eribi, et in electorum tuorum iubias grege numerari. Quam oblatione tu Deus, in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile in acceptabilenque facere digne. Ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi filii tui
Domini nostri Gesù Cristo, qui pridi e quam pateretur accepit panem in santas a venerabiles manum suor, et elevatis oculis in cielo, a te, Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedico ai discipuli suis, dicens, accipite e manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similmodo, posquam cenatum est, accipiens et un preclarum calicem in santas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, dedico ai discipuli sui, idem, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione. Mysterium fidei. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Memores Domine, non servi tui, sed plebs tua santa, ius in Christi figli tui, Domini nostri, tam beate passione, negno et ab inferi resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensione. Offerimus preclare maestate tue, et tui doni saldati, ostiam pura, ostiam santa, ostiam immaculata, pane santo, vita eterna, e calice in salute perpetua. Sopra quei propizio al sereno volto respicere di ieri, et accetta bere, sicuti accetta bere degnato ses, munera pueri tui este avem, e sacrificium patriarca nostro e Abraham, e cotivi otteri sumus sacerdos tuo Melchisede, santum sacrificium immaculata nostra. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod ex sac altari participazione, sacrosantum filii tui, corpus et sanguine sum serum, omni benedizione celesti e grazia repliamo. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormium in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donari dinieris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesimus largitor admitte per Christum Dominum nostrum.
Per cui in omnia Domine sempre bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Er ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Dossologia del per Cristo con Cristo in Cristo, il Papa ci invita alla preghiera dei figli, il Padre nostro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Pace in Dievus nostri, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato siamo sempre liberi, et a omni perturbazione securi, spectantes beatam spem, et attentum salvatori nostri Gesù Cristo. Christi apostolus tuus, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare e quadunare dinieri, vive se regna in secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.